Quando Ramis Junusi trovò l'Airbnb più economico della zona, non immaginava che l'avrebbe pagato con la sua stessa vita. Ciao belli di zio, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. La storia di oggi ci fa capire come non dobbiamo mai fidarci nemmeno delle persone che affittano le loro case su piattaforme come Airbnb. A chi non è capitato di prenotare una di queste stanze basandosi solamente sul prezzo? Bene, credo che dopo questo video farete più attenzione. Prima di cominciare vi presento le nuove magliette che mi sono arrivate da Pumpling, trovate il link in descrizione e inserendo il codice Andrew come al solito riceverete dei calzini in omaggio. Sono fighi anche quelli, ve lo giuro. Poi pian piano vi farò vedere tutto quello che mi è arrivato, sia per i miei amici che amano l'horror, sia per quelli che come me sono un po' nerd. Ma comunque finalmente iniziamo con la storia di oggi. Per il file odierno ci dobbiamo spostare in Australia, a Brighton East, nell'anno 2017. Qui c'era una casa in cui vivevano tre uomini che un giorno, avendo una camera da letto in più, decidono di metterla in affitto sulla piattaforma Airbnb. Il più giovane dei tre era Craig Levi, aveva 36 anni e faceva lo chef in un ristorante. Il secondo era Ryan Smart, che aveva appena un anno in più di Craig. Sulla sua vita sappiamo che trascorse un'infanzia piuttosto traumatica. Suo padre era alcolizzato e lo aveva abbandonato quando era davvero piccolo, lasciandolo da solo con sua madre. Anche lei però era alcolizzata e dipendente da diversi farmaci. La madre non riusciva davvero a prendersi cura di Ryan, che passerà tutta la sua infanzia e adolescenza in questo ambiente tossico. Quando Ryan aveva compiuto all'incirca 18 anni, sua madre venne mandata in una casa di cura e lui rimase completamente solo. Per quanto ci provasse, non riusciva a mantenere un lavoro fisso o dei rapporti stabili con le persone che conosceva. La sua vita era molto triste e finì presto per cadere anche lui, come i suoi genitori, in un sacco di dipendenze. Si faceva praticamente tutti i giorni di metanfetamine, ecstasy, LSD e alcol. L'ultimo inquilino, il più vecchio tra tutti, era Jason Colton. Aveva 41 anni e, al contrario di Ryan, aveva avuto un'educazione davvero molto buona. Era andato ad una scuola privata, aveva una famiglia felice che si prendeva cura di lui. Per quanto ne sappiamo, non ha mai avuto dei grandi traumi nei primi anni della sua vita, almeno fino al compimento dei 20 anni. A quell'età, Jason incontra una donna norvegese con cui ha avuto un figlio, e insieme decidono di trasferirsi in Norvegia. Dopo la nascita del figlio, però, Jason comincia a diventare molto violento, non solo nei confronti del suo partner o del suo bambino, ma si fece proprio la fama di essere uno che fa rissa e crea guai ovunque va. Durante questo periodo viene anche arrestato e mandato in tribunale 4 volte. L'episodio più grave è stato quando Jason, una volta tornato a casa dopo una serata passata ad ubriacarsi, ha picchiato un suo coinquilino mentre stava dormendo. Per quello che aveva fatto, Jason verrà condannato a 5 anni di carcere e una volta uscito di prigione viene rispedito in Australia. Ora che sappiamo chi erano i tre uomini che abitavano all'interno della casa, possiamo procedere con la nostra storia. La casa in cui vivevano era conosciuta nel vicinato perché praticamente ogni giorno accadeva qualcosa di sgradevole. C'era sempre un viavai di persone che entravano e uscivano dall'appartamento. C'erano risse continue proprio nel cortile dell'abitazione e la polizia andava spesso a controllare che tutto fosse ok. Nonostante questo, i tre pensano lo stesso che sia una buona idea affittare la loro quarta camera da letto su Airbnb per guadagnare un po' di soldi in più. Visto che si trattava di una sola stanza e non un intero appartamento come avviene di solito, il prezzo era molto basso. La stanza quindi veniva affittata molto spesso e da persone sempre diverse. Visto che il prezzo era bassissimo, spesso le persone si fermavano soltanto per una notte. E nonostante questo, ogni singola persona che è andata a stare in quella camera la odiava. Le recensioni su Airbnb erano praticamente tutte negative. Sono riuscito a trovarne un paio e questo era quello che c'era scritto. Non mi sono sentito al sicuro ed ero molto a disagio. Inoltre, credo che mi siano stati rubati degli oggetti. Un altro invece scrive: un modo migliore per passare la notte sarebbe spendere 50 euro per comprare un martello, spaccarti la mano e andare all'ospedale, quindi per renderci conto di quanto fosse malmessa la stanza. Comunque, nell'ottobre del 2017, gli uomini accettano l'ennesima prenotazione per la camera. L'ospite era un uomo di nome Ramis Junusi e aveva prenotato per restare 3 giorni. Ramis era un uomo di 36 anni, era appena uscito da una relazione con un altro uomo durata ben 8 anni, a quanto pare per un tradimento. Non stava passando un bel periodo. Come se non fosse abbastanza, dopo la rottura di questa relazione, l'uomo è stato costretto a tornare ad abitare con i suoi genitori perché non riusciva più ad essere economicamente indipendente da solo. Questi e altri fattori lo portarono a soffrire di una forte depressione, che purtroppo Ramis sfogava con le droghe. A un certo punto finì anche a dormire nella sua stessa macchina. Questo perché a causa della tossicodipendenza era diventato difficile conviverci e i genitori lo avevano cacciato di casa. Aveva quindi bisogno di un posto economico dove stare e aveva bisogno di trovarlo in fretta.
fretta. Ramis va quindi su Airbnb per cercare il posto più economico possibile, ed è qui che incontra i nostri tre protagonisti. Immediatamente, non appena entrato nella casa, si rende subito conto che quello non era un bel posto dove stare, ma non aveva altre opzioni. Durante questi 3 giorni, Ramis un giorno si ritrova a confidarsi con Craig e racconta quello che gli stava accadendo. Gli dice che è senza soldi, disperato e alla ricerca di qualsiasi tipo di aiuto. Dice di non aver nessun posto dove andare, finiti i 3 giorni, e implora Craig di poter rimanere ancora qualche giorno gratuitamente. Craig inizialmente è diffidente, non vuole farlo rimanere. Ramis però a quel punto è disperato e gli fa vedere il suo conto corrente, in cui aveva soltanto 6 euro. Craig, impietosito dalla scena, gli dice quindi che può rimanere, ma soltanto fino alla fine della settimana. I giorni passano e anche se la convivenza non stava andando tanto bene, almeno Ramis non era costretto a vivere in una macchina. Dopo qualche giorno però, Craig, senza un apparente motivo, cambia idea. Inizia a pretendere che Ramis paghi per tutte le notti che era rimasto nella loro stanza. Ovviamente lui non poteva farlo, avendo soltanto 6 euro. Così il 25 ottobre 2017, Craig decide di affrontarlo. Gli dice che se non aveva i soldi, sarebbe dovuto andarsene. Anche Ryan e Jason erano d'accordo, e anzi volevano anche loro che pagasse per i giorni in più. Quindi verso le 6 di quella sera, Ryan e Jason vanno in un pub, lasciando Craig e Ramis a casa da soli. Craig era stato incaricato di sbatterlo fuori di casa, quindi andò più volte da Ramis in modo aggressivo dicendogli di andarsene. Ma l'uomo ci stava mettendo molto tempo per sistemare le sue cose e mettere in ordine la stanza. Craig pensava lo stesse facendo apposta e iniziò ad alterarsi, ma inizialmente aspettò. Quando finalmente aveva finito ed era pronto ad andarsene, Craig controllò la stanza. Era tutto in ordine e così gli chiese di ridargli le chiavi della stanza. Ramis però gli disse che non le aveva più perché un paio di giorni prima era stato arrestato e gli avevano sequestrato anche le chiavi. Craig a questo punto andò su tutte le furie. Senza chiave non poteva più affittare la stanza, almeno finché non ne avrebbero fatte delle altre. I due cominciarono a litigare e durante la discussione tornarono anche Ryan e Jason. Quest'ultimo, vedendolo ancora in casa, si infuriò ancora di più di Craig. Cominciò anche lui a urlare e insultare Ramis e più passavano i minuti, più Jason diventava aggressivo. Ad un certo punto poi, a detta sua, Ramis lo guardò con aria di sfida e Jason non ci vide più dalla rabbia. Perse la testa. Si scagliò contro di lui e cominciarono a picchiarsi. Dopo pochissimi secondi anche Craig si unì alla rissa per aiutare il suo amico e cominciò anche lui a picchiare Ramis. Tra le urla e i rumori, Ryan si accorse che stava accadendo qualcosa e corse da loro per capire cosa fosse. Appena arrivato, per qualche motivo cominciò anche lui a picchiare l'ospite. Lo massacrarono, ma a detta loro non potevano sporcare la stanza, quindi lo portarono fuori in giardino, dove continuarono a infierire. A questo punto Craig entrò in casa e chiamò la polizia. Non è molto chiaro il perché, ma alcune fonti riportano che forse Craig pensasse di essere nel giusto e che quindi la polizia li avrebbe aiutati a portare via Ramis. Prima che la polizia arrivasse, Jason andò a guardare nella macchina di Ramis se avesse qualche oggetto di valore. L'unica cosa che trovò era un astuccio rigido con all'interno delle penne. Non trovando nulla, si arrabbiò ancora di più. Prese l'astuccio, andò da Ramis, che ormai si trovava disteso a terra, e glielo infilò. La polizia arrivò dopo pochi minuti e, con molta sorpresa degli uomini, ovviamente non era dalla loro parte. Chiamarono subito i paramedici e ammanettarono i 3 ragazzi. Appena arrivarono i soccorsi, però, purtroppo Ramis era già senza vita. Viene dichiarato morto alle 21:13, dopo circa un'ora da quando avevano cominciato a picchiarlo. L'autopsia ha mostrato che la causa della morte era compressione al collo e un rapporto tossicologico ha riportato che al momento del decesso presentava livelli alti di anfetamine, metanfetamine e codeina. Gli uomini dissero che si erano soltanto difesi, ma era ovvio che stessero mentendo. La polizia quindi li arrestò tutti e 3. Al processo confermarono tutti quello che avevano fatto, ma non prima di aver detto cose assurde come Jason che disse: «Ai miei occhi si meritava tutto quello. Non aveva mostrato nessun rispetto per nessuno in quella casa». Durante il processo viene anche fuori che una vicina aveva visto e sentito tutto, ma non aveva fatto nulla. Comunque gli uomini vengono dichiarati tutti colpevoli. Craig sarà condannato a 7 anni di carcere, Ryan a 9, e Jason, che era quello più responsabile di tutti, a 13 anni di reclusione. Bene ragazzi, questa era la storia dei killer di Airbnb. Come al solito state attenti a tutte queste situazioni che possono crearsi. Ovviamente questo qui è stato un caso particolare. Il fatto che ci fosse droga di mezzo, incarcerazioni e varie dinamiche strane hanno di sicuro contribuito all'omicidio. Ma comunque è sempre bene stare attenti, anche prenotando il nostro Airbnb. Ebbene, io spero che la storia di oggi vi sia piaciuta, per quanto macabra fosse, e spero anche che questo video vi sia piaciuto. Adesso io comunque vi saluto e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file. Ciao!